sono le 12:10, ci stiamo ancora incamminando verso il quadrivio di Serenyar, che dista meno di 1 chilometro dall'attuale posizione, quindi siamo ormai quasi giunti nella zona, diciamo, degli scontri ben raccontati nel libro Serenyar, il quadrivio insanguinato, che racconta le vicende del battaglione L'Aquila e non solo in queste zone. Sulla nostra sinistra, non so se si riescono bene a intravedere, si vedono delle macchie nere che la guida russa ci ha indicato più volte come essere le zone in cui cadevano i colpi di Katyusha, e che ancora oggi, a distanza di 70 e passa anni, fanno crescere l'erba nera bruciata.